dunque noi faremo il punto cercando di capire se sono un po' in ritardo in termini di risposta nei confronti dell'inflazione. Do subito il benvenuto a Michele Boldrin, economista e professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, è mattina, è avuto un momento di confusione. Bentornato sulle fonti. Sulle fonti, alle fonti. Quanto tempo? È perché era lei che mi avete trascurato. No, non è assolutamente vero. Non è successo così. No, decisamente non è successo esattamente così. Però sono io che ho detto di no, facevo il prezioso. Esatto, sì, si è fatto desiderare decisamente, io proprio non posso non dirlo in diretta, però sono molto felice che siamo insieme proprio in questa settimana, importante per più motivi, in particolar modo anche per il discorso sulle pressioni inflazionistiche, ultime riunioni di tutte le banche centrali e poi in Italia c'è un dibattito molto importante, e cioè Draghi al Quirinale o Draghi a Palazzo Chigi, fra le altre cose, dibattito io direi importante anche per gli investitori. Io voto per Draghi a Stra. Ah, ottimo, ottimo, poi dopo ci spiega perché. Partiamo nel frattempo dalle banche centrali. Io parto subitissimo con una domanda, cioè che cosa deve fare la Fed per riavere la propria credibilità? Sono mesi e mesi che Powell, il segretario del Tesoro Janet Yellen, hanno cercato di convincerci che comunque si tratta di un fenomeno transitorio in termini di inflazione. Beh, ora non è più così da 2 settimane. Come mai e cosa deve accadere domani per riavere la propria credibilità? Allora, guarda, come lei sa, io purtroppo do risposte lunghe e quindi sparita, sono rimasto da solo. Va bene, allora, e quindi dovrete accettarlo. Credibilità, a me non sembra che l'abbiano persa oggi, in questi giorni. Dal punto di vista mio, la credibilità l'hanno persa da un po', nel senso che la credibilità e l'indipendenza se n'è andata da un po', e quindi quello è un problema. Se è quello che vogliamo che recuperino, non lo recupereranno. Le banche centrali hanno completamente perso la loro indipendenza, anche apparente, dal sistema politico, dalle sue scelte di spesa e dalle sue scelte di politica fiscale. Sono obiettivamente degli strumenti, delle istituzioni che stanno in una situazione molto difficile. Io un po' alcuni colleghi che sono ancora lì li capisco e li compatisco, anche se hanno delle posizioni di grande potere. Perché? Perché sanno benissimo di avere da un lato un sistema politico e di governo che gli chiede di finanziare, di monetizzare il più possibile in forme coatte e surrettizie una spesa pubblica che si è deciso non controllare mai più, e dall'altro la realtà di mercati che vogliono, anche i mercati, la famosa moglie ubriaca e botte piena. Perché? Perché vorremmo avere bassissima inflazione e vorremmo che tutta l'espansione monetaria si concentrasse continuamente in crescite dei titoli, ovvero in una inflazione, come dire, compartimentata, rimanesse tutta nel mercato dei titoli, così i titoli e le azioni, price earning ratio, vanno su allegramente, li sosteniamo perché la liquidità c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è un'operazione molto difficile da fare, infatti dal mio punto di vista devo dire che ho considerato miracoloso il fatto che sia riuscito ad andare avanti per circa 20 anni, perché è iniziato attorno al periodo dell'attacco sulle Torri Gemelle. Ecco, questo è il quadro di fondo, a mio avviso. Le dirò che io considero questa inflazione ancora temporanea. Sa, temporanea dal punto di vista di uno che fa teoria economica vuol dire che dura un anno, due, tre. Ricordiamoci che l'esplosione inflattiva ultima serie durò un decennio. Quelle precedenti durarono svariati anni, a volte anche di più, in America Latina lo stesso. Quindi se si riesce a controllarla l'anno prossimo, io sono disposto a dire, mi rendo conto di scatenare urla di ogni tipo, che fu un episodio temporaneo. Ora, come potranno fare? Guardi, non faranno cose straordinarie, perché per la ragione che ho detto, la Powell non può assolutamente permettersi di uscirsene dicendo Mr. President, mi viene una brutta parola, ma insomma, buona fortuna, i tuoi 3 extra trilioni che vuoi dovrai pagarli a dei prezzi salatissimi, perché noi cominceremo a far salire i tassi e faremo la stessa cosa che ha fatto Greenspan tra il 2004 e il 2006. Perché c'è la memoria di quella cosa? Perché anche se è antica per alcuni di noi invece è vivissima. Allora, cosa è successo allora per gli ascoltatori? Beh, nel 2004 la Fed si rese conto che aver
favorito con un'espansione monetaria che non aveva ragione d'essere dal 2001 in avanti la bolla immobiliare e stava provocando guai seri. Ci fu una fase di inflazione meno seria di questa, ma ci fu, causata dai prezzi dell'energia anche allora, e reagì in maniera che quelli come me, che erano contro l'espansione monetaria precedente, considerano contro pure, perché dicevano che è una reazione isterica. E se voi andate a guardarvi i dati, se fossi stato più attento e mi avessi previsto questa domanda, li avrei cercati, comunque vedrete che il Fed Fund Rate venne aumentato di un quarto di punto, con 25 punti base, regolarmente, sistematicamente, per 2 anni. Questo produsse il burst della bubble, come si disse, e causò di fatto l'arrivo in quella forma della crisi del 2008. La crisi sarebbe arrivata lo stesso, però non necessariamente in quella forma così drammatica. Powell ha un problema del genere, e quindi quell'errore non lo farà, e quindi saranno molto cauti, cercheranno di dire che loro continueranno a farlo, che è sotto controllo, che il tapering si farà, ma si noti, il tapering non implica necessariamente una grande crescita dei tassi. Certo. Il tapering implica che si smette di comprare. Certo. Poi vediamo i mercati quanto fanno crescere i tassi. Certo, nei tassi le aspettative di inflazione andranno dentro, anzi ci stanno già andando, e questo è quello che riesco a dirle. Io, come sa, ogni volta che mi fate delle domande sulle previsioni io mi rifiuto, io le ho fatto un'analisi. Questa è la situazione obiettivamente, e aggiungo per finire, ormai è chiaro che la situazione di inflazione in cui ci troviamo dipende sia da domanda pregressa, cioè da azioni già compiute e create che stanno influenzando particolarmente in modo drammatico il mercato del lavoro, quindi il costo del lavoro, sia da continue politiche e restrizioni che bloccano la catena produttiva mondiale, alcune delle quali non dipendono dai governi occidentali, perché ci stiamo scordando che la Cina e parecchi paesi dell'Asia continuano a perseguire una politica di controllo del virus, che implica continue chiusure e quindi discontinuità enormi nel processo economico. Ho parlato tantissimo, mi scuso. No, nessun problema. Intanto però, fra le altre cose, dunque lei si attende una Fed, diciamo, in termini wait and see, poi potrebbe esserci un'accelerazione al tapering, che sarebbe il quantitative easing, non i tassi di interesse, però Mohamed El Arian, per esempio, si sbilancia molto spesso sui social media, anche in TV, dicendo che la Fed è decisamente dietro la curva, che è in forte ritardo in termini di risposta nei confronti dell'inflazione, e che chiamare l'inflazione transitoria è il loro errore più grande da sempre. Dunque lei non la pensa così? Ma non è questione di non essere d'accordo, non la pensare così. Io il punto di vista di questo signore, che molto francamente non so chi sia, ha un bellissimo nome però, è quello dei mercati, e ragiona in certo che la Fed è indietro. La Fed, come i governi dell'Occidente, stanno negando da un anno circa che le loro azioni di politica concreta nella gestione della pandemia, fiscale e monetaria, provocheranno danni. Non solo credo si fossero consapevoli che avrebbero provocato una recessione, ma non erano consapevoli, o volevano rifiutarsi di sentire chi gli diceva: guardate che state provocando una situazione di crisi che ha durata lunga, che non è semplicemente chiudo i battenti del bar per un po', poi dopo appena viene il sole riapro. No, non è così. State creando delle alterazioni di fondo, state facendo degli errori politici economici. Certo che sono behind. E no, io non escludo neanche che facciano degli aumenti dei tassi. Sto dicendo che si muoveranno con cautela, con estrema cautela. Non faranno gli annunci roboanti nell'idea che devo recuperare la credibilità perché faccio il duro, ecco, che alcuni, se capisco bene questo commentatore che lei ha menzionato, suggeriscono e auspicano. Questo non lo credo lo possano fare. Se lo facessero mi sorprenderebbero. Io non mi aspetto che questa sia l'uscita. Noti anche che dal punto di vista della credibilità, che ha molto a che fare con steer the course, cioè stare dritti e coerenti, non farebbe un gran bel effetto un Powell o una Lagarde che dicessero: oh mio Dio, scusateci, siamo in ritardo, ci siamo sbagliati, abbiamo guardato male i numeri e la situazione, adesso correggiamo subito la rotta, grazie. Capisce? Non è nello stile della Fed, non è nello stile delle banche centrali, non l'ha mai fatto, io davvero direi, però cambiato qualcosa nel mondo se lo facessero. Lei si ricorda una grande banca centrale che dica: sorry,
lo stile è quello del Draghi, cioè lo stile modello è quello del Draghi, cos'era, del 12, no? Tranquillità assoluta, freddezza, Clint Eastwood, poche parole, tanti fatti. No, concordo su questo punto, però effettivamente se diciamo dopo un mese, cioè dall'ultima riunione della Fed, poi dopo un mese davanti al Senato dice ok, togliamo, we retire, transitory, in termini di comunicato stampa, in termini di inflazione, non è come dire sì, abbiamo fatto errore, abbiamo sbagliato, però rimane diciamo sottointeso. Poi per carità, tutti possono sbagliare, anche la Fed e gli stessi economisti della Fed, o forse... Oh sì sì, non si può sbagliare, il problema è dirlo. Alla Fed non c'è molto l'abitudine di dirlo, io lo dico spesso quando mi sbaglio. Io mi sbagliai sulla serietà della crisi finanziaria del 2008, per esempio, dovetti ammetterlo, cioè la crisi c'era, la vedevo venire, sapevo che c'era la bubble, ma non mi immaginavo un panico del genere. Quindi capisce che è alla Fed l'abitudine di dire ci siamo sbagliati non è, diciamo così, molto diffusa, ecco. No, assolutamente, assolutamente no, direi. Però diciamo che per il momento non godono troppa fiducia, ha troppa fiducia da parte diciamo dei mercati, degli investitori, ma gli stessi analisti che seguono ovviamente tutte le mosse della Fed. Dunque spostiamoci in Italia, ci sono delle tematiche estremamente interessanti, un momento molto delicato, fra le altre cose credo che proprio in questo momento si sta parlando se prolungare lo stato di emergenza fino a marzo, al 31 marzo per la precisione, poi c'è pressing per obbligo di mascherina all'aperto, non soltanto, ricordo lo sciopero del 16 dicembre e ovviamente un argomento estremamente importante, chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Intanto, quali sono le sue posizioni su presidente Berlusconi, presidente Draghi? Insomma, è importante fra le altre cose per gli investitori, perché se assisteremo a non so, rendimenti più alti, perché non comprare rendimenti al posto dell'equity? E cioè, se Draghi se ne va, questo effettivamente potrebbe capitare. Oddio, che domande complesse. Allora, partiamo dallo sciopero. Ecco, uno dei fattori che sta... Cioè, lei è d'accordo con i sindacati parlando dello sciopero? Sì. Uno dei fattori che sta alimentando l'inflazione, qual è? È il fatto che hanno scombussolato il mercato del lavoro, sia con il panico, sia con una serie di misure di sostegno e di blocco, sia negli Stati Uniti in particolare, ma anche in Italia, con una largesse veramente, mi dispiace dirlo, apparirò cinico, ma ingiustificata, di trasferimenti, i quali hanno fatto uscire dal mercato del lavoro la parte più debole, la quale ha detto, vabbè, i soldi ce li ho lo stesso perché devo lavorare. Ragionamento perfettamente coerente. E però, come abbiamo imparato negli anni 70, quando l'inflazione da shock esterno parte, ci sono due altri elementi necessari per alimentarla. Uno è l'accomodamento fiscale o monetario, ovvero che permettere che ci sia liquidità che gira, moneta che gira per creare domanda e quindi far crescere i prezzi, e l'altro è la spirale dei costi, e cioè lasciare che il mercato del lavoro si impegni di suo. Qui il mercato del lavoro si è impennato addirittura prima, in un certo senso, della crescita dei prezzi. Scioperi come quello che lei ha menzionato sono uno dei tanti sintomi. Se si lascia andare, se si decide, se si favorisce quel tipo di spirale, allora ciò che era temporaneo, poteva rimanere temporaneo, diventerà di lunga durata. Questo il mio punto di vista. Sulla questione attorno al presidente, come ho detto, io voto per Draghi a stra, nel senso Draghi, la famiglia, una parte della famiglia è da stra, e quindi lì vedo una casa che stava mettendo a posto, nel senso che, se devo dirlo, io non sono particolarmente contento del fatto che stia a Palazzo Chigi. Mi rendo conto che in Italia molti, specialmente negli ambienti economico-finanziari, l'abbiano visto come un'ancora di salvezza. Però posso dire, è una specie di superstar sprecata. I vincoli obiettivi che sta accettando e subendo in questo governo, dai partiti che sono, e da questo Parlamento, sono tanti e tali, che mi pare che l'unica cosa che Draghi ha portato a casa sia ridare una dignità al ruolo del Presidente del Consiglio, metterci una persona seria e non un pagliaccio, e acquisire un minimo di, come dire, credibilità, serietà, avere un ruolo suo personale nell'interazione con altri capi di Stato, altri capi di governo del mondo.
Per carità, è una cosa utile, però le questioni strutturali italiane sono rimaste tutte lì, ferme, intoccate, non è successo niente a tutta la situazione del mercato del lavoro, non è successo niente alla scuola, non è successo niente alla questa riforma della giustizia, diciamolo, è un affarino, ha semplicemente eliminato la controriforma Bonafede, eccetera, questa riforma fiscale è del tutto insufficiente, ma non per colpa di Draghi, neanche per colpa di chi ci ha provato, ma perché il Parlamento, questo Parlamento, gli equilibri politici quelli sono. Quindi in quel senso io lo ritengo sprecato. Se andasse le possibili, come dire, sostituzioni rispetto a Draghi sono soddisfacenti? Sì, sono misere, mi rendo conto. Mi rendo perfettamente. Guarda, io mi rendo conto, io esprimo una valutazione personale, mi rendo conto che. Però se andasse al Quirinale, c'è questo mito in Italia che il Presidente della Repubblica ha grandi poteri, non ha grandi poteri il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha un potere di indirizzo quando si cambiano i governi, ma è un potere di indirizzo ristretto dalla composizione del Parlamento, non è che il Presidente della Repubblica può inventarsi che le elezioni non sono avvenute, no? Alla fine diede l'incarico a Conte, non credo, certo, che Mattarella pensasse che Conte fosse De Gasperi, capisce? E adesso al di là del giudizio che si può dare su Mattarella e quindi per carità, può essere che Mario Draghi aspiri al Quirinale, che lo trovi adeguato a una vita di servizio al paese, al lavoro che ha fatto, e quindi va benissimo, al Quirinale si vive comodi, se lui ha desiderio di andarci sono sicuro che lo segnala. Dal punto di, io lo guardo da fuori, quindi non dal punto di vista di Mario Draghi, ma dal punto di vista mio, del cittadino italiano, se proprio deve rimanere a Roma a fare servizio pubblico, che rimanga a Palazzo Chigi per un altro anno almeno, controllo. Ovviamente io auspico che si crei in qualche maniera nel paese una coalizione politica che usi lui come punto di riferimento e che lo mandi e che gli chieda di diventare Presidente del Consiglio dal 23 in avanti, con dietro un Parlamento diverso e un supporto politico diverso, ben diverso. Ovviamente wishful thinking. No, tutto il punto è che poi chi verrà a sostituirlo non si sa esattamente che lavoro potrebbe fare in termini di PNRR, ma soprattutto non dei soldi, ma come vanno spesi i soldi, perché forse questa è la sfida più importante d'ora in avanti. Dunque, se dovesse essere una soluzione, non lo so, Salvini, un'altra soluzione, Giorgia Meloni, non lo so, un'altra soluzione, un altro partito, Movimento 5 Stelle, un ritorno di Conte, non lo so se questi personaggi possano fare un lavoro più egregio, ecco. Ah, ma io sono d'accordo con lei, cioè capiamoci, cioè io sono completamente d'accordo, capisco il punto di vista che lei suggerisce. Quindi anch'io, infatti, ho appena detto, se proprio deve stare a Roma, meglio che stia a Chigi. Però va anche detto che Draghi a Chigi, con questa composizione politica, senza un partito o un gruppo di partiti che prendano come loro bandiera, per dire, il discorso di Draghi di insediatura al Senato, ecco, che trasformino quel discorso in un programma politico operativo con delle proposte operative, è un Draghi sprecato, per dirla brutalmente. Questo è il punto. Se non si crea una coalizione di partiti che riesca alle elezioni a prendere il 15-20% assieme, ripeto, wishful thinking, e che quindi vada in Parlamento e dica: il nostro programma politico concreto, però con dei provvedimenti concreti, è quello del discorso di Draghi al Senato nel marzo del 2021, è un Draghi sprecato. È come prendere, che ne so, Cruyff, che a me piaceva tanto, e metterlo a giocare nella squadretta di provincia. Ecco, per quanto concerne la riforma fiscale, è un punto importante, forse quello più importante per gli stessi sindacati, perché dicono che quelli con le persone ovviamente con basso reddito, tra, non lo so, entro 15.000 euro lordi, ovviamente hanno beneficiato di meno rispetto a quello di reddito medio, che però è un tema estremamente discusso, proprio quella fascia tra 30.000 e 60.000 euro all'anno. Lei è d'accordo per quanto concerne questa argomentazione? Si poteva fare di più, ed è giustificato questo sciopero? Ma no, ovviamente non è giustificato, è una banalità, ti fai uno sciopero generale per 4 lire. E il punto, appunto, tra l'altro, dov'è l'errore in tutto questo ragionamento qui? L'errore in questo ragionamento non sta ovviamente nella parte che dovrebbe ricevere, e cioè che i redditi anche bassi da lavoro in Italia siano tassati in una maniera ridicola. Ovviamente lo sono, ma lo sono anche quelli pseudo alti da 75 in su, come se 75 sembrasse
il reddito di un nababbo. La ragione per cui sono tassati follemente, perché la spesa pubblica è folle in un paese in cui la produzione del reddito, il livello del reddito medio è bassa rispetto alla spesa pubblica che c'è. È quello il punto. Quindi ciò che rende ingiustificato questo sciopero è, da un lato, l'entità dei soldi di cui stiamo parlando, un sciopero del tutto politico, del tutto simbolico, di attacco proprio a Draghi, non al governo Draghi, a Draghi. Questi non hanno scioperato contro le follie di Conte e Salvini, non hanno fatto lo sciopero generale, e lo fanno su questo tema. Quindi le cose bisogna saperle valutare al di là della retorica. È uno sciopero indegno, perché è uno sciopero politico ed ipocrita. Non si fa lo sciopero generale per cifre di questo tipo. In secondo luogo, per quanto riguarda il problema concreto, è uno sciopero appunto ipocrita, perché nasconde dove c'è il problema. Il problema sta nella spesa pubblica, nelle pensioni in particolare. Il bilancio dell'INPS è in deficit annuale di, non so, non ho guardato il 2020, ma insomma l'ultimo guardato il 2016, di qualcosa come 100 miliardi che vengono trasferiti all'INPS dalla fiscalità generale. Perché? Perché le spese che vengono caricate all'INPS, quindi in primis le pensioni, sono troppo grandi rispetto ai contributi sociali che si estraggono, i quali sono già enormi per standard internazionali e per standard europei, sono già enormi. Ne ho appena fatto una lezione didattica con alcuni studenti, sono già enormi, e quindi lì sta il problema. Quindi questo è uno sciopero veramente dannoso, assolutamente dannoso, perché chiede la luna nel pozzo e confonde i lavoratori a basso reddito, non facendo loro capire che la ragione per cui sono tassati non è perché i ricchi sono tassati poco, ma perché c'è troppa tassazione per tutti a fronte di una spesa pubblica improduttiva, sprechi, pensioni e trasferimenti. Questa è la risposta. Ecco, ultimissima domanda, proprio in un minuto. L'Omicron la preoccupa? È un rischio per la ripresa economica e la crescita globale o meno? Guardi, i rischi di queste varie varianti sono tutti, non hanno nulla a che fare con le varianti, hanno a che fare con come si reagisce. L'Omicron, come la Delta, come l'Epsilon, dipende tutto da come si reagisce e si gestiscono. Da quello che oggi sappiamo obiettivamente, da chi di queste cose si occupa professionalmente, i due fattori che contano, che sono diffusione dei casi e severità, sappiamo che è più infettivo, ma ci ricordi che anche la Delta doveva essere super infettiva, poi si è rivelata essere leggermente meno, ma comunque molto infettiva, per carità, capiamoci. Il problema di numeri esatti. Però dal punto di vista clinico meno serio. Siccome io sono da sempre dell'opinione che il virus c'è e ci dobbiamo vivere, e la cosa per cui dobbiamo lavorare è vaccinarci e trasformarlo in un'influenza non grave, okay? Grazie al vaccino e a comportamenti adeguati. Questo è l'atteggiamento da prendere, vale per Delta, Omicron, Alfa e Severa, Theta, Kappa, Gamma e quant'altro. Tutto non conta il virus, conta la nostra reazione, è la nostra reazione che decide se è grave o non è grave per la ripresa economica, per la vita civile e anche per il benessere mentale di molti. Sì, il benessere mentale è un po' lasciato da parte, bisogna dire, in questi ultimi mesi. Sì, lo vedo in molti essere decisamente logorato in questi due anni. Purtroppo sì. Grazie mille, Michele Boldrin, economista, professore Ca' Foscari e Washington University. Alla prossima occasione, intanto buon proseguimento. Grazie a voi, buon lavoro.